E buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Lo so che manco un pochino, ma adesso vi andrò a spiegare proprio il perché di questa cosa. Allora, le motivazioni principali sono due. Allora, parto con la prima, che è la più, diciamo, negativa. E come sapete io abito a Macerata, che è un posto che sta nelle Marche, una città che sta nelle Marche. E come sapete sicuramente telegiornale, roba del genere, qua il terremoto ci ha rotto abbastanza il cazzo. E niente, quindi praticamente il motivo principale era quello, sia per mancanza di voglia a causa di quello, dal fatto che magari non dormivo un cazzo di niente, perché quando ci stanno queste cose sei sempre con l'ansia a 2000 e non riesci a dormire un cazzo. Poi inevitabilmente a questo fatto io sto anche facendo la tesi per la mia laurea e ho dovuto dedicare un minimo di tempo anche a quello, perché quello pure è un percorso che mi ha portato a termine. Ma adesso invece passiamo al motivo, diciamo, più bello della mia assenza, cioè che ho dedicato il tempo, o della mia tesi, anche un progetto chiamato Tormenta, che chi segue Endenend sicuramente ha visto sul suo canale, o anche chi segue la pagina di World of Warcraft Italia. Comunque adesso finalmente, dopo un po' di tempo che siamo dovuti partire, ingranare, adesso però siamo partiti a 2000 e non so dove cazzo sta andando, tra l'altro. E comunque in breve questo progetto punta a racchiudere diversi youtuber, streamer e altri ragazzi comunque appassionatissimi di World of Warcraft, della lore, della storia, di World of Warcraft in generale, insomma. E l'obiettivo principale ovviamente è quello di andare a migliorare la community di questo gioco. E ovviamente vi lascio sia il link in descrizione del canale di Tormenta, della pagina Facebook anche. Quindi mi raccomando, andate da tutte e due le parti, sia il canale YouTube che la pagina di Facebook. E appunto io, come vi dicevo, ho dovuto dedicare del tempo a quel video che ho fatto perché mi ci è voluto parecchio, tra l'altro, a farlo, perché è un mix di scene, un mix di montaggi, insomma diciamo che in questo progetto la qualità dei video stanno proprio al primo posto e di conseguenza per avere cose di qualità è necessario spenderci del tempo, insomma. Ma che sono appunto molto contento di dedicarci, perché è un progetto che appena l'ho sentito mi sono subito drizzato le orecchie, insomma, e ho voluto partecipare subito, perché purtroppo a volte la community di questo gioco non è proprio delle migliori e appunto tramite questo progetto noi punteremo a creare qualcosa di bello e utile soprattutto. E adesso muoio. Cristo! La cosa positiva del fatto che sono morto è che posso andare direttamente di sotto senza problemi, però qua sotto io cosa cazzo devo fare? Allora, innanzitutto liberare questi stronzi qua. Al mio che piano piano sta prendendo ancora più forma, sono 8,47, che lo so che è pochissimo, lo so, però vabbè, 8,75 l'arma, qualcosina di viola lo sto prendendo, insomma, dai. Ah, devo ammazzare questa, ce la faccio da solo? Ma sì, va là. Spacco la faccia, altro che ce la faccio. Arriva botta. Oh, un milione. Io mi emoziono, che cazzo fa? Lo so che voi siete i best pro player, ma io mi emoziono. Ok, queste merde me ne mancano due e devo ammazzare 9 di questi. Quindi niente ragazzi, praticamente questo video era un aggiornamento veloce e magari approfitto anche per fare qualche daily mentre parlo. Anzi, sapete che faccio? Mi join un BG. Metti. Niente. Vi devo ammazzare tutti. Oh, c'è scendo il BG. Che bello al Dark Valley, che bello. Al Dark Valley poi è proprio un BG che ho spiegato nel video che ho fatto su Tormenta, tra l'altro. E vi consiglio veramente di andarlo a vedere, perché può essere veramente utile per le persone che magari vanno a cazzo avanti e non sanno quello che fare o dove andare, capito? Perché entro in BG, cioè, chi vedo ammazzo e finisce lì la storia. E invece no, oddio, non deve essere così, dovete essere organizzati e sapere dove dovete andare, perché dopo inutile che vi lamentate e l'orda perde sempre, scarsi in merda, cambio fazione, dopo vanno nell'alli, dio, e rompo il cazzo perché è la stessa cosa, ma è uguale, inutile che cambi, e allora disinstalla sto gioco, dio. Non so, Evil Joe, primo della fila. Purtroppo non sono potuto venire a Lucca, sia per sto fatto di merda del terremoto, e sia perché sono stato al Games Week un mese fa, quindi non è che posso fare avanti e dietro ovunque, perché diciamo che la mia carriera YouTube ancora non me lo permette, cioè tra virgolette, nel senso non è che ci sarei andato per incontrare persone che mi conoscono, perché ovvio che sono pochissime che mi potrebbero riconoscere, quindi. Però a Lucca sono stato 2 anni fa, esatto, e senza casa, quindi siamo andati su tipo la mattina, siamo partiti alle 5:30 qui, siamo andati su, siamo fatti tipo 3 ore e mezza di macchina. Poi siamo arrivati su un parcheggio, abbiamo parcheggiato lì, c'era un cazzo di Atus che ti portava dentro Lucca,
Abbiamo aspettato un'ora cazzo di fila, noi stavamo con tipo 4 ore e mezza di sonno, più o meno 5 ore dopo. Siamo arrivati a Lucca, siamo andati in giro costantemente, non mi funziona la macro, puttanaccia stronzona, non mi funziona l'hamstring, non so perché. Perché manca la G, sono imbecille, Armstrong, sì. Abbiamo fatto, no, questa navetta ha già portato dentro Lucca. Siamo andati in giro a manetta tutto il giorno. Cammina, foto, fai la fila sui stand, perché sullo stand quello lì tipo di gaming c'era la cazzo di fila ovviamente perché tutti volevano andarci. Non mi funziona ancora questa cazzaccio di macro, spacco tutto. Questi stronzi si sono barricati lì davanti. Sono deciso di tuffarmi lì in mezzo e morire come un deficiente. Mori un po' tu? Mori un po'? Fanculo mi tuffo. Facciamo così. Non trovo. Ok. E così. Adesso crepo. Vaffanculo a me. Ma mi salvo! GG, healer, GG. Vedete cosa significa avere il cazzo healer dietro? Che hai le chiappe. E tu che cazzo fa? Il fio de merda. Devo dare che i nostri rinforzi sono ancora 600, quindi vuol dire che non è morto nessuno. Lol. Grandi healer, grandissimi. Dai, pezzo de merda, questi root. Se arrivo lì te spacco tutto, vieni qua. Oh, funziona, funziona. Che cazzo dico? Che è partito l'Armstrong. GG, GG. Non so perché ieri non mi funzionava, comunque. Stavo sclerando come uno schizzato. Stavo dando la colpa addirittura alla tastiera, ma non c'aveva alcun senso la colpa alla tastiera, perché alcune macro mi funzionano, quindi. E comunque, Dio, adesso c'ha un botto di vita questo boss. Guarda, è un'ora e mezza che sto qua, cioè 181k milioni di vita. Cioè, tantissimo, Dio, non so perché ci mettiamo così tanto. Cioè, sarà, non lo so, il coso vecchio, il Ladrak Valley vecchio, stora stavamo già in base nemica, aspettali, cretini, però. Cazzo, almeno non stavo a ammazzare sta cogliona un'ora e mezza. Oddio, finalmente. Cazzo, un anno. Guarda gli stronzettini. Tu che cazzo curi, pagliaccia? Pagliaccetta. Piede sto Bladestorm, ae. Vedete, tipo adesso stiamo su una torre, che sono praticamente le parti cruciali di Aldrak Valley. Dovete cagarvi le torri, perché se non cagate le torri, il boss finale non vi viene giù, manco se siete, non so, i più forti del server. Quindi dovete inevitabilmente prendere tutte le torri, conquistarle, quindi far passare 4 minuti, come dico sul video Tormenta, 4 minuti. Che cazzo è il malato che sta curando le guardie? Siete malati? E poi potete togliervi dai coglioni e recarvi verso il boss. Non andate a zergare in mezzo così, zergare cioè stare in mezzo così come gli stronzi e cercare le kill, ma non fa un cazzo, capito? Perché se volete cercare le kill, non lo so, andate in arena, perché l'obiettivo è ammazzare quell'altro. Fate l'arena, GG. E in effetti io adesso. Vedete, tipo che ne so. Allora, questo. Cosa cazzo stanno facendo lì? Vedi, quelle sono minimo 10 persone che non stanno facendo un cazzo. Se no, se 40 persone, cioè quelle persone da quale è composto il raid, si muovessero a blocco, 40 persone, cioè il BG finirebbe in un secondo perché 40 persone hanno un DPS scandaloso e hanno la possibilità di fare tutto con una semplicità innata. Però siccome la gente, Dio Cristo, è stupida e non vuole vincere i VG, allora ognuno va per cazzi suoi, così va a cazzeggio in giro e faccio la kill e me lo panorama. Che per carità di Dio, il panorama di Aldrak Valley è spettacolare perché è gigantesco. È uno dei VG più vecchi e secondo me uno dei più belli. Però quello lo fai una volta. Non è che stai sempre lì, Dio, a girare come un cretino a guardare il panorama. Tipo sto cimitero è importante da prendere, però. Io mi sa che verrò ammazzato da sto tizio. Molto probabile, sì. Ho sbagliato tasto. Oh, quanto cazzo menano ste guardie maledette. Vaffanculo un po'. Bene, tipo questa torre è molto importante da prendere. Però non c'è andato nessuno, o quasi. La gente appena arriva nella base nemica deve fiondarsi a prendere la flag. Cioè, come sto facendo io ora. Tic, mi mettete qui. Pregate il signore che non vi caga nel cazzo nessuno. E la prendete. Non roba il cazzo, non roba le palle, non roba le palle. Che stronzo, Dio. Pezzo di merda. Mi mancava un nanosecondo. Come cazzo ha fatto a fermarmi? Madonna, adesso ti spacco con la faccia di merda. E mori? Niente, ragazzi, Demon Hunter immortale. Però un altro mio alleato, grazie a Dio, si è fermato lì a conquistarla a posto mio. Ci stiamo appropinguendo verso la base nemica. Stiamo prendendo questo cimitero. Eccolo là, subito a rompere il cazzo. Mancabile. Comunque mi sta ammazzando questo stronzo di merda. Mette questo stun e vai.
Oddio, sono respawnati, no. Mori! Tu sei venuto con me. Senti che mi salvo! No! Pezzo di merda! Volevi? Volevi castarla, volevi? No, stronzo maledetto, maledetto. Non morirò così semplicemente, stronzo. Almeno un po' di vita me la porto via. Vaffanculo, ti ho portato via tre quarti di pezzo di merda. Un'altra volta questa t-shirt di merda, stavolta la voglio, non mi rompete le palle. Ah, qua c'è sta il best fight EU. Oh, rinforzamento 1. Sì! Vaffanculo, va. È proprio quando vincete questi PG di un'ora e mezza che siete contenti di ricevere la vostra ricompensa, cioè questo. Questo che non posso usare, vabbè, non ho preso lì. E questa cinta che mi è totalmente inutile, che è bello, è questo. Che mi ha dato questa merda. E noi sai che facciamo adesso? Ci togliamo dai coglioni, andiamo a Dalaran. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando, per Tormenta, ragazzi, seguite il nostro progetto perché è una figata. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.